Morire sul lavoro è un qualcosa di inaccettabile e quello che ci ha colpito di più è che sono morte delle persone nell'ambito di un'attività che credevamo sicura. Come però accade ad altri lavoratori che magari la mattina si svegliano, vanno a lavorare in condizioni di sicurezza e la sera non tornano più a casa. Allora io credo che questa dicotomia, lavorare per la giurisdizione, essere soggetti della giurisdizione, morire in un palazzo di giustizia mentre si tenta di fare giustizia in una condizione di sicurezza, siano connotazioni di una drammaticità che non potrà mai essere cancellata. Come potete immaginare, anch'io sono molto commossa. Trovarmi qui in quest'aula non è facile. Lì è morto Lorenzo mentre stava proferendo l'impegno solenne del testimone. Mi è stato chiesto se mi sarei sentita e ho ritenuto che soprattutto per gli altri fosse importante trovarsi in questo luogo per percepire il dramma di quello che è successo. È successo a Lorenzo, a Giorgio, a Giulio Fernando Ciampi, non riesco a chiamarlo solo per nome, per rispetto alla funzione, e Davide è vivo per miracolo. È successo a tutti noi parenti che siamo rimasti veramente superstiti nel dolore. Le leggende che girano in queste aule su papà sono, devo dire, piuttosto vere. Quindi era senz'altro una persona difficile da approcciare dal punto di vista professionale. Però c'è da dire che va anche ricordato come un vero appassionato del diritto, un cultore della legge e anche uno che insomma faceva bene il suo lavoro, che faceva il suo lavoro anche diciamo per altri e nel modo in cui effettivamente si dovrebbe fare anche più velocemente possibile. Ricordo che vi porto, oltre a quello del magistrato severo e irreprensibile, comunque quello dell'appassionato della materia e appassionato di diritto.